Cominciare questo video? Non lo so nemmeno io. Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, sono Sivido, ci siamo in un nuovissimo video. Oggi ragazzi sono qui per presentarvi un lavoro a cui ho lavorato per un anno intero. Molti di voi già sapranno di cosa sto parlando perché l'ho già annunciato sul mio profilo Instagram da diversi mesi. E oggi sono qui in modo ufficiale, quindi ufficialmente, per presentarvi il mio libro. Perché sì ragazzi, ho scritto un bellissimo e fantastico libro! Dire che ho scritto il libro? Wow! Pazzesco, non me lo sarei mai aspettata. Cioè ragazzi, una ragazza di 12 anni che parte facendo degli sketch comici, di certo non si può aspettare che dopo 4 anni arrivi a scrivere un libro dove racconta la propria storia e sapere anche che questa sua storia interessa 400.000 e passa persone. Cioè, wow! Questo ragazzi è il mio fantastico libro! Wow, pazzesco! Madonna ragazzi! Ah! Grandissima emozione. Oggi, 8 marzo, è uscito ufficialmente in tutte le librerie, quindi per acquistarlo basta andare in libreria oppure cliccare qui sotto in descrizione il link per ordinarlo direttamente su Amazon. Le due facce della medaglia, libro della fantastica Sivi Snowing, così e così, retro e anche copertina realizzata da Marco Del Toro, che è un grandissimo amico, grandissimo fotografo. Lo ringrazio per avermi aiutato alla realizzazione di questo libro. In più ci tenevo a ringraziare tutti quanti i miei amici che in arco di questi mesi mi hanno sostenuto. Ci tenevo anche a ringraziare il mio fantastico amico, se non fotografo, Alessandro Calderoni, che mi ha scattato la maggior parte delle foto che sono presenti in questo libro. Ma ora, oltre ai ringraziamenti, sono qui per parlarvi un pochino del libro. Le due facce della medaglia, perché questa foto è stata scattata, se non erro, 2 anni fa. Questa foto invece di 4 mesi fa. Questa è la Sivi del passato, questa è la Sivi del presente. Le due facce della medaglia che si mettono a confronto, quindi la Sivi del passato con la Sivi del presente. La Sivi del passato che elenca tutti i suoi problemi che ha avuto nell'arco di 3 anni di medie. Sì, 3 anni di media. La Sivi che ha subito bullismo e che ha raccontato la sua storia e la sua esperienza. La Sivi che ha avuto problemi familiari ed economici molto, e ripeto, molto molto gravi. Non sono qui oggi per fare la vittima, ma sono qui ragazzi fiera di tutto quello che ho fatto, fiera di essere riuscita a superare certe situazioni. E infatti sono così tanto, ma è veramente tanto fiera di aver riuscito a superare tutto il periodo che ho passato, che l'ho scritto addirittura sul libro che in questo momento è disponibile in tutte le librerie d'Italia, quindi accessibile a tutta Italia. Questo libro ragazzi è una cosa a cui io veramente ci tengo tanto. Ci ho lavorato duramente, un libro scritto. Dando una sfogliata così veloce potete appunto intravedere che il libro effettivamente è scritto. Tu, sì, già t'ho visto. Io già t'avevo inquadrato da quando hai iniziato a vedere sto video, che stavi già per scrivere: ma è 15 anni, ma che cosa vuoi portare un libro? Ma che cosa si può andare a scrivere? Ma in 15 anni di vita cosa ti può essere successo? Allora, io a 15 anni di vita, diciamo, non mi sento una quarantenne, cinquantenne con 500 miliardi di esperienze fantastiche da raccontare, ma le mie piccole esperienze ce l'ho. Se no, stai certo che non l'avrei nemmeno scritto il libro. Se non avessi avuto niente da raccontare, non l'avrei nemmeno scritto. Qui dentro ho raccontato un piccolo pezzo della mia storia. Ho dato dei consigli su come vivere il bullismo, su come superarlo, su come vivere dei problemi con le amicizie, su come vivere dei problemi familiari, su come vivere e specialmente sopravvivere con dei problemi economici. Quindi questa Sivi qua del passato ce l'ha fatta e ha voluto esporre al mondo intero come ha fatto a superare tutti questi momenti con felicità ed euforia. Perché io in tutto questo, in tutti quei momenti là, io avevo appena aperto il canale. Quindi il tutto ragazzi è bello, è fantastico, perché le mie situazioni io le ho tra virgolette passate anche grazie al canale. La nostra Sivi del passato ha tanto da raccontare. Infatti questa io la classifico anche una piccola guida su chi vuole iniziare ad aprirsi un bellissimo canale YouTube e iniziare la sua strada, il suo cammino sul web. Perché racconto i pro e i contro di essere conosciuti. Io in prima persona ho vissuto queste cose. Io ovviamente tutti questi momenti non me li aspettavo, ma credo che nessuno se li possa mai aspettare. La prima volta che ti riconoscono, il primo evento, il primo raduno, quando ti propongono di fare un libro, cioè what? E qui dentro racconto, diciamo, le mie esperienze e i miei pensieri sull'essere conosciuto e sul non essere conosciuto, quindi i pro e i contro della cosa. E tutte queste esperienze le ho raccontate qui dentro. Quindi per sapere tutto quello che è successo alla povera Sivi Show in arco di 4 anni, vi prego, comprare l'ebook. Ci sono tantissime cose che io ho detto che sono belle, vi giuro ragazzi,
tornando seri, in questo video sono anche qui per dirvi prima di tutto le prime date che mi hanno comunicato del tour, perché sì ragazzi ci sarà un tour, poi per parlarvi di questo e per dirvi il vincitore del contest che avevo avviato su Instagram, che consisteva nel caricare una foto della copertina del libro e chi avrebbe realizzato il maggior numero di like avrebbe vinto poi il fantastico del libro di Swiss Show con dedica, cioè quindi wow, wow. Allora innanzitutto io partirei col merchandising. Il merchandising ragazzi è questo qui, le due facce della medaglia. Merchandising appunto ispirato al libro, le due facce della medaglia, il titolo del libro, wow che caso. Questo merchandising qua ragazzi lo potete acquistare direttamente nel link che vi lascio qui sotto in descrizione. È uno tra i primi link che trovate, quindi facilissimo da trovare. Con questa ragazzi potete venire, con questa ragazzi potete venire a qualsiasi evento, potete portarla anche da parte senza indossarla. Però sarebbe fighissimo tipo ritrovarmi tutte quante le persone all'evento con almeno la mia maglietta indosso. Cioè immaginatevi che foto fantastica, io con la mia maglietta e tutti voi con la mia maglietta, cioè wow. Quindi mi raccomando, per acquistare il mio fantastico merchandising, le due facce della medaglia, cliccate il link qui sotto in descrizione. Se non erro forse le potrete trovare anche ai miei eventi in vendita, però non lo so ragazzi, quindi perdonatemi se vi sto dicendo una calla. Una calla in romano significa una cavolata, chiusa parentesi. Però comunque per essere sicura al 357% cliccate il link qui sotto in descrizione e ordinatele qua. Io. Se poi la ordinate, mi raccomando, pubblicate una foto, mettete una storia e taggatemi che io la vedrò di sicuro. Oltre a questo adesso invece andiamo a dire le prime tappe del tour che ho già comunicato su Instagram, ma per tutti quelli che non mi seguono su Instagram, punto 1, seguitemi. Punto 2, adesso sono qui per darvi queste piccole informazioni. Vi lascio qui lo screen di tutte quante le date, però adesso ve le elencherò. Domani 9 marzo sarò presente al Lubic di Frosinone dalle ore 15, quindi mi raccomando ragazzi tutti quelli di Frosinone e niente, venite, perché la mia prima del libro, cioè ragazzi la mia prima del libro, io non ho mai fatto un firmacopie, sono emozionatissima, wow wow wow, non so cosa dire, quindi mi raccomando venite tantissimi. Rispondete al mio commento che sta fissato in alto qui sotto nella sezione commenti dicendomi se appunto ci sarete all'Ubic di Frosinone, quindi alla mia prima, cioè ragazzi la mia prima non è assolutamente da perdere. Poi l'11 marzo, quindi anche questo qui a brevissimo, poi l'11 marzo, cioè questa domenica, quindi questo weekend, sarò presente a Tempo di Libri a Milano per presentare ufficialmente il mio libro e in più ci sarà anche una piccola parte di firmacopie, ma per circa un'ora e mezza, un'oretta sarò lì insieme ad una giornalista davanti a voi a diciamo parlare del mio libro, a presentare il mio libro a tutti quanti. Il 16 marzo sarò al Lubic di Mestre in provincia di Venezia dalle ore 16:30 per il fantastico firma copie di Swiss Show, le due facce della medaglia. Il 24 marzo sarò al centro commerciale Casilino che si trova a Roma dalle ore 16:30 in poi. Il 25 marzo sarò al centro commerciale Centro d'Abruzzo a Chieti. L'8 aprile sarò al centro commerciale Tiare Shopping Center in provincia di Gorizia e il 24 aprile sarò al centro commerciale Auchan Napoli di via Argine a Napoli. Sappiate che queste non sono tutte quante le date del tour, perché per adesso mi hanno comunicato soltanto queste. Però state tranquilli ragazzi che avremo molte occasioni di vederci. Quindi niente, sono troppo felice perché finalmente ragazzi vi posso vedere tutti. E diciamo che sono sempre andata alle fiere di Roma e di Milano e da lì non mi sono proprio mossa. Quindi sono molto emozionata di incontrarvi tutti quanti, sia del nord, del sud, del centro, di là, di qua, di qua. E veramente vi incontro tutti, un bel abbraccio, un bacio a tutti. Ora invece siamo qui finalmente ragazzi per parlare del vincitore del concorso. Il vincitore del concorso del fantastico libro di Swiss Show autografato, che riceverà direttamente a casa sua una copia del fantastico libro che dovete andare tutti quanti ad acquistare in libreria con dedica, l'ha vinto Robby Lizza Real _, perché ha raggiunto 9.620 like. Diciamo che quando ha aperto il concorso ci sono state delle persone che hanno raggiunto tipo 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 like. Pazzesco, cioè veramente complimenti per il numero che sei riuscita a raggiungere. Wow, fantastico. Non me la sarei mai aspettata, così tanta gente. Cioè, wow. Volevo ringraziare tutti quanti i partecipanti del concorso. Sappiate che avevo intenzione di avviare diversi concorsi riguardo al libro, riguardo al ricevere una bellissima copia. Infatti, se adesso voi scatterete un bellissimo screen, cioè farete, non scatterete, in questo momento avrete la possibilità anche voi di vincere una maglietta del mio merchandising con una bella dedicuccia scritta su una letterina.
avete screenshotato, bravissima. Adesso andate tutti quanti a postare la foto e mi raccomando, vi ricordo di mettere l'hashtag le due facce della medaglia. Il vincitore lo sceglierò completamente a random, quindi ragazzi, più post pubblicherete, più probabilità avrete di vincere la maglietta. Anche perché io farò una bellissima live sul mio profilo Instagram, mi raccomando seguitemi, sì, video Tino Basso Show da Tino Basso Official, dove andrò completamente a caso a scegliere tra i post. E qualcuno di voi in questo momento già sarà il prossimo fortunato. Anche se ancora non ha messo il post, però già qualcuno di voi è già sarà il fortunato. Quindi il futuro è già scelto. Ragazzi, io credo che in questo video abbia detto tutto. Ho registrato per 16 minuti di seguito. Mi raccomando, vi ricordo, andare tutti quanti in libreria ad acquistare il fantastico libro, che wow ragazzi, sono troppo soddisfatta di tutto quello che siamo riusciti a fare insieme. Oltre a questo vi ricordo di acquistare il merchandising, link qui sotto in descrizione, e di partecipare al concorso con l'hashtag le due facce della medaglia. Mi raccomando, vi ricordo l'hashtag, perché sennò il concorso non è valido. Detto questo, niente ragazzi, qui da Sipi Show è tutto. Vi mando un bacione, ci vediamo domani a Lubic di Frosinone. Mi raccomando, non mancate dalle 15 in poi. E niente, volevo soltanto dirvi che vi voglio tanto bene ragazzi, e grazie di avermi aiutato a raggiungere questo grandissimo traguardo della mia vita a soli 15 anni. E niente ragazzi, vi voglio bene, vi mando un bacione, e le due facce della medaglia, che sia con voi.